Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Il mese scorso abbiamo cominciato a introdurre il discorso della generazione procedurale di elementi all'interno di una quest, sempre andando avanti nel discorso più ampio del sandbox. Quindi, prima di andare oltre, è arrivato il momento di introdurre uno dei concetti che risale proprio agli inizi del gioco di ruolo. Ma prima una comunicazione di servizio. Tra 3 settimane ci sarà il video speciale per il compleanno del canale, che oramai facciamo tutti gli anni, e per quelli che sono arrivati nuovi è un video in cui faccio il punto di dove è arrivato questo progetto di divulgazione, che è diventato incredibilmente più imponente di quello che me l'aspettavo 7 anni fa quando ho cominciato. E con l'occasione rispondo anche a tutte le domande che voi del pubblico avete da farmi, che però magari non riguardino specificatamente l'argomento di un video o il gioco di ruolo. Quindi, se avete delle curiosità, qualcosa che volete chiedermi, qualcosa che vi interessa sul canale o su di me in generale, scrivete la vostra domanda nei commenti qui sotto. Io questa settimana e la prossima raccoglierò tutte le domande e poi tra 3 settimane risponderò nel video. Vi avviso solo di cominciare a farle, perché dato che per montare il video io avrò fisicamente bisogno di qualche giorno, le prime domande probabilmente verranno quasi sicuramente risposte, ma chi arriva troppo in là col tempo probabilmente proprio il video sarà già stato registrato se vi aspettate l'ultima settimana a farlo. Comunque, detto questo, torniamo a noi. Il titolo del video l'avete visto. Questa settimana andiamo a parlare del mostro errante. Mostro errante è sicuramente un termine che avete già sentito, perché oramai è entrato nel vocabolario comune dei giocatori di ruolo ed è usato frequentemente. Anzi, in realtà a volte è persino abusato. Quindi iniziamo subito andando a dare una definizione di che cos'è il mostro errante. Diciamo che il party sta esplorando le catacombe dell'estrema sgradevolezza ed è fermo da 20 minuti a esaminare una statua che il master avrà introdotto semplicemente come taglio di atmosfera. Mentre i giocatori sono intenti a discutere, il master esegue una serie di tiri coperti e poi esclama: «Vi sembra di sentire il rumore di passi in avvicinamento». Da lì a poco il party sarà estremamente impegnato a difendere il proprio punto di vista sul fatto di essere ancora vivi dalla fauna locale, che ne ha un'opinione del tutto contraria. È probabile che vi sia capitato di trovarvi in una situazione virtualmente identica a questa, e questo è proprio il caso d'uso previsto per il mostro errante. Se vogliamo andare sul tecnico, si parla di mostro errante quando in gioco viene inserito un incontro con una creatura che non aveva una sua locazione prestabilita né un momento prestabilito per la sua materializzazione, ma che è stata aggiunta in corso d'opera dal master per aumentare la tensione o per altre esigenze narrative. Quella del mostro errante, come ho detto prima, è una tecnica che risale proprio agli albori del gioco di ruolo ed è stata implementata per poter mantenere sempre alta la tensione nel party senza però andare a stravolgere la serie degli incontri previsti per una quest. La sua introduzione è dovuta al fatto proprio che ancora oggi, ma soprattutto agli inizi, i moduli d'avventura, avventure preconvenzionate, adventure path, come volete chiamarli, erano strutturati secondo una griglia molto rigida degli incontri. La sua introduzione è data dal fatto che, soprattutto in origine, ma anche oggi, le avventure preconfezionate, le avventure prepronte, gli adventure path, i moduli d'avventura, come volete chiamarli, le avventure scritte direttamente dalle case di pubblicazione sono quasi sempre strutturate su
una serie rigida di specifici incontri pensati per avvenire in specifici ambienti all'interno del dungeon o comunque all'interno della linea narrativa di quella che è la quest. Avrete sicuramente letto un modulo in cui dice qualcosa tipo: nella stanza 3 ci sono tre orchi, e quando gli avventurieri raggiungeranno la stanza 5, un troll tenderà loro un agguato tirando un pietrone dalla cima della balconata. Questo metodo di organizzazione è estremamente comodo e estremamente utile perché permette al master di controllare bene tutto il flusso narrativo all'interno dell'avventura. Si porta dietro però il problema intrinseco, è che tutto funziona fin tanto che il party rimane in movimento. Nel momento in cui il party si ferma da qualche parte, semplicemente non c'è nulla che possa succedere fino a quando il party non deciderà di ripartire. L'introduzione di un incontro che possa avvenire ovunque, indipendentemente da quale sia la posizione dei giocatori, e che non vada a spostare i mostri dalle stanze in cui era originariamente previsto apparissero, risolve la situazione dell'immobilità del party. Normalmente, infatti, il mostro errante non è previsto perché arrivi in uno specifico posto, ma è una possibilità che si manifesti più scorre il tempo. Tradizionalmente, il mostro errante ha un 10% cumulativo di possibilità di manifestarsi ogni ora di gioco che i giocatori non sono effettivamente impegnati in qualcos'altro, cioè 10% la prima ora, il 20% la seconda ora, però in realtà dipende molto da qual è il gioco specifico che sta venendo utilizzato e quale sia anche poi il tema o l'atmosfera della quest, lo vedremo tra un attimo. La logica che c'è dietro questo tipo di incontri è sempre la stessa, cioè quella che il party che voglia fermarsi per riposare o per qualsiasi altro motivo, sa di avere di fronte una scelta tattica. Ci fermiamo adesso con la possibilità che arrivi qualcuno a disturbarci, o continuiamo ad andare avanti e magari vediamo di superare un altro paio di incontri prima di riposare? Conviene proprio fermarci qui a riposare, non è il caso di uscire dal dungeon, rischiando però che il dungeon si ripopoli prima che noi ritorniamo? Dover prendere questo genere di decisioni rende la cosa più interessante per i giocatori, anche se si tratta semplicemente di un singolo riposo. Sicuramente il principale uso del mostro errante è proprio quello di continuare a mettere pressione sul party e far salire la tensione per evitare che si fermino a riposare dopo ogni singolo incontro, per evitare che perdano tempo o anche solo per spronarli quando si incantano e si mettono a girare a vuoto sugli stessi concetti. Questo però non vuol dire che il mostro errante sia da usarsi solo in queste limitate occasioni. Probabilmente la funzione più utile che un mostro errante possa avere, per quale il master farebbe bene a pensare di inserirlo in una quest, al di là delle mere scelte tattiche che abbiamo visto prima, è quello di rafforzare l'atmosfera o magari alcuni temi che sono importanti per l'aspetto narrativo in generale. Il fatto che il party debba sempre stare in allerta perché potrebbero in qualsiasi momento essere attaccati da un nemico che appare all'improvviso è un ottimo modo di show don't tell. Una cosa è far dire ai personaggi da un PNG che l'antica foresta è abitata da creature malvagie, un'altra è subissarli di creature che appaiono improvvisamente e che siano anche malvagie mentre stanno effettivamente attraversando la foresta. Sicuramente il concetto di la foresta è pericolosa sarà molto più chiaro nel secondo caso. Il mostro errante è poi praticamente un must in tutte quelle storie che vogliono avere anche solo marginalmente uno stile orrorifico.
mentre i giocatori stanno attraversando l'antico cimitero, hanno l'impressione che dalla nebbia qualcosa li stia osservando, fin tanto che quella cosa non salta fuori dalla nebbia e li aggredisce. Molto spesso in questi casi il mostro errante è anche volutamente scelto per essere una creatura più forte o comunque più difficile da sconfiggere rispetto a quelle che in media i personaggi vanno ad affrontare, proprio per dare loro questo senso di pericolo di essere braccati. Praticamente tutto il filone horror slasher si basa sul concetto che all'improvviso salta fuori l'assassino invincibile che andrà ad ammazzare un gruppo di teenager che stanno facendo qualcosa di stupido. Che è una descrizione stranamente accurata per la maggior parte dei parti degli avventurieri, in realtà. In casi come questo, il mostro errante potrebbe non essere neanche semplicemente una creatura, ma potrebbe essere una tabella che contiene sì la creatura, ma anche una serie di effetti d'atmosfera, urla agghiaccianti, rumore di catene, una voce portata dal vento, che il master generi randomicamente man mano che la sessione procede e facendo in modo di non mettere mai la creatura vera e propria come primo effetto che appare in gioco, in modo da generare ansia e aspettativa nei giocatori che alla fine saranno sia spaventati ma saranno anche incuriositi da sapere che cos'è questa creatura che li sta seguendo dall'inizio della quest? Così, quando alla fine il mostro errante arriverà, il rilascio della tensione, il rilascio delle aspettative creerà un momento molto più emozionale per i giocatori, al di là del fatto che i loro personaggi stanno per venire massacrati da una bestia raccapricciante, ma quello è un altro discorso. Se ci sono aspetti tattici e aspetti narrativi per l'uso del mostro errante, ci sono poi banalmente dei motivi pratici perché è comodo utilizzarlo. Primo tra tutti, quello di inserire volutamente un elemento randomico all'interno della quest che renda le cose più eccitanti sia per i giocatori che per il master stesso. Se da una parte l'inaspettato piace a molti giocatori, per voi che siete il master, prevedere situazioni in cui voi dobbiate improvvisare per forza qualcosa è un ottimo allenamento perché come master prima o poi vi capiterà di dover improvvisare. Ed è un'abilità che, se non viene costantemente allenata, rischia di atrofizzarsi. Quindi, se nella quest voi sapete che a un certo punto, senza che voi abbiate la possibilità di prepararvi, potrebbe arrivare dal nulla un mostro e voi dovete introdurlo ai giocatori, presentarlo e eseguire l'incontro tutto all'improvviso, è qualcosa che vi aiuta a fare pratica, in più è una sfida e può essere divertente di per sé sottoporsi a delle sfide per poi superarle. Al di là di tutto questo, comunque, il mostro errante, fin tanto che si tratta di un qualche genere di creatura che sia facilmente giustificabile all'interno della quest, può essere un modo estremamente rapido per aggiungere contenuti a una sessione di gioco nel caso ce ne sia necessità. La prima parte della sessione è stata tirata troppo a lungo e adesso non c'è abbastanza tempo per fare la seconda parte senza doverla spezzare a metà, però è ancora troppo presto per chiudere la sessione. Introdurre un mostro errante e un relativo combattimento ai giocatori vi permette di riempire magari quella mezz'ora, tre quarti d'ora di gioco in cui fondamentalmente non sapreste cosa fare in una maniera che è perfettamente coerente con il resto della quest. Ovviamente il mostro errante non è l'unico modo per far svegliare i giocatori o per aumentare la tensione. Nel corso degli anni ne abbiamo visti molti e continueremo a vederne anche in seguito. Questo però è uno di quegli aspetti che ha una base di generazione casuale che si adatta
molto bene a sia il gioco procedurale, ma anche al sistema di sandbox e hexcrawl, che a loro volta hanno dei pesanti influenze di generazione procedurale per generare le quest. Parleremo poi più avanti nello specifico di questo, l'avevo già detto, in cui mi sto coordinando con un'altra persona. Sto preparando qualcosa di speciale, ma per adesso non vi dico ancora nulla. Per questo video invece è tutto. Come sempre, se avete eventuali domande, dubbi, perplessità, scrivete tutto nei commenti qui sotto e scrivetemi anche le eventuali domande per il compleanno. Vi ricordo, il video sarà tra 3 settimane, quindi questa settimana e la prossima io raccoglierò domande. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate il link al gruppo di Telegram, al server di Discord, dove c'è il resto della community del Master CAE, che non sono così strani come sembrano. Io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video.